ragazzi, direttamente dal Giappone è arrivata la nuova soundbar della Panasonic. Andiamola a montare e a testare. Vai! Ed eccoci qui ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Nel video di oggi una nuova soundbar, quella della Panasonic. È uscita davvero da pochissimo tempo, ce l'ho in anteprima, me l'hanno mandata e ne sono fiero di presentarvela, sperando che si tratti di un buon prodotto. Lo scoprirò insieme a voi, anche perché uno dei miei video più visti è proprio quello relativo ad una soundbar. Quindi andremo a spacchettare, a montarla e a vedere quelli che sono i pregi e i difetti di questo prodotto. Innanzitutto vi dirò che rispetto al resto delle soundbar questa è molto versatile, si abbina facilmente a qualsiasi tipo di TV o ambiente domestico senza essere particolarmente invasiva, perché non ha il subwoofer. Quindi vedremo se questo è un punto di forza o un difetto, perché senza il subwoofer potrebbe subire dei deficit sulle basse frequenze, ma mi auguro che così non sia. Quindi andiamolo a scoprire subito insieme. Ma prima voglio ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale e che mi seguono da tanto. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore. E voglio ringraziare anche voi che state guardando questo video e che magari non siete iscritti e che vi iscriverete proprio in questo momento cliccando sul pulsantino iscriviti qui in basso. Per voi è gratuito e per me sarà di grande aiuto. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a spacchettare. Allora, coltellino, occhio, un mini telecomando con batteria già integrata, classica linguetta da togliere, subito pronto all'uso. Cavo di alimentazione a spina classica, bene, non abbiamo quindi l'asciugo. Ok, campane finite. Quindi abbiamo anche le staffe e non ci sarà bisogno quindi di acquistare una staffa per la soundbar esternamente. Quindi oltre a poterla appoggiare alla TV abbiamo quindi le staffe per attaccarla alla parete. Manuale di istruzioni, apriamo. Wow, davvero niente male. Abbiamo grata in ferro con, vedo, intravedo qui un display dietro la grata. Sotto invece abbiamo gli ingressi HDMI, ingresso con cavo ottico e ingresso con USB tipo A. Quindi vediamo stesso dalle informazioni che ci danno che l'HDMI può essere collegato in modalità TV ARC e ovviamente può essere collegato tramite il cavo ottico, mentre per quanto riguarda l'ingresso USB di TV è semplicemente per effettuare degli aggiornamenti al sistema. Io la collegherò tramite il cavo ottico e quindi il collegamento sarà davvero semplice. Allora ragazzi, una cosa che mi è balzata all'occhio sotto è che oltre ad avere quindi gli inserti qui per posizionare le astine che fungono da, quindi da staffa di supporto per la soundbar, c'è anche questa sorta di rientranza nella plastica che consente quindi di essere integrata sulla, con diverse tipologie di TV che magari hanno una base sporgente e quindi non hanno i piedini. Infatti nel mio caso la TV ha questa sporgenza dovuta alla base di appoggio che magari avrebbe reso più instabile il sistema di posizionamento, ma invece vediamo che tranquillamente si integra e sembra un tutt'uno con la TV senza influire quindi più di tanto sullo schermo. Adesso nel mio caso la TV è una Samsung, magari con una Panasonic sicuramente ci calzerebbe meglio, però come vedete non influisce più di tanto sui pollici generali della TV. Un'altra cosa invece che ho notato e che non mi è piaciuta è il fatto che non ci fosse all'interno incluso un cavo ottico né un cavo HDMI, però vabbè, diciamo che un cavo HDMI ormai ce l'abbiamo quasi tutti quanti e quindi non è questo grande problema, però volevo dirvelo. Nella parte superiore qui ci sono i vari pulsantini
relativi al funzionamento, quindi pulsante di accensione, pulsante di gestione del volume e pulsante di input per selezionare la fonte che trasmetterà quindi il segnale al nostro dispositivo e il segnale di pairing per il Bluetooth. Come vediamo dalle informazioni qui citate, abbiamo 160 watt segnale 2.1, quindi con subwoofer integrato, collegamento tramite ovviamente Bluetooth oppure tramite HDMI come visto, oppure ingresso ottico. Ok ragazzi, collegato, andiamo subito ad accendere display LED e lo riconosce in automatico la TV. Molto bene. E l'audio è stato attivato perché, come vedete, l'audio proviene dalla soundbar e non dalla TV, perché come vedete l'ho disattivato. Vediamo quindi con il telecomandino come è possibile gestire l'audio del soundbar. Abbiamo la gestione del volume lì in basso. L'audio, proviamo subito al massimo. Fiusti, goditi fusioni inaspettate, anche senza zuccheri. L'università e campus è una scelta sicura, perché è da sempre online. Allora, la prima impressione è sicuramente buona, però non mi voglio subito sbilanciare, voglio fare prima degli altri test, magari provandola con della musica proveniente da YouTube. Voglio provarla con i videogame o con un film e con un film, magari tramite Netflix, e vediamo com'è l'audio. Non so se si percepisce dall'audio registrato in microfono, però quello che vi posso dire è che i canali destra e sinistra, quindi il canale stereo, è molto spaziale e si sentono bene, le frequenze provenienti dalle due direzioni si riescono bene a distinguere l'audio proveniente da destra che quello da sinistra, quindi i due canali sono ben distinti e ben definiti nel suono. Invece i bassi li sento un po' carenti, ma questo era ovvio, non essendoci un subwoofer esterno, ma avendo un subwoofer quindi interno e integrato. Ok, quindi questa era la prova di musica proveniente da YouTube e quindi in streaming tramite l'applicazione della TV e riprodotta tramite ingresso con cavo ottico attraverso quindi la soundbar. Direi voto da 1 a 10, un bel 7. Adesso invece proviamo l'audio proveniente da Netflix. L'audio è sicuramente molto alto, nel senso che sono soltanto alla metà del massimo potenziale che può esprimere questa soundbar, però la sensazione che mi dà è come se il suono fosse un po' piatto, quindi io che poi sono un amante dei bassi e delle basse frequenze in generale, infatti la tipologia di musica che vi ho fatto sentire era dalla musica techno, quindi una musica che richiede in particolare le basse frequenze, si sente io un po' carente. E anche guardando un film, gli spari, le esplosioni e le varie situazioni che richiederebbero una maggiore enfasi per quelle che sono le basse frequenze lasciano un po' a desiderare. Sicuramente invece il volume è molto valido perché, come detto, sono soltanto a metà del volume massimo e potrei salire tantissimo, ma già a metà il suono è davvero molto forte, quindi in alternativa a quelle che sono le classiche, i classici altoparlanti integrati del TV, questo sicuramente è un maggior supporto e già dà un grande upgrade a quelle che sono
le casse di default che troviamo invece sui TV moderni, che ormai, essendo sempre più piatti, non possono, anche per una questione fisica, non possono dare questa grande prestazione, e quindi una soundbar del genere sicuramente può essere d'aiuto per i TV attuali. Ma voglio fare un'ulteriore prova, è quella definitiva, prima di dare il mio giudizio finale a questa soundbar, con la PlayStation 4 Pro, e vediamo con i videogame come si comporta. Allora, la cosa che volevo far notare è che attraverso l'apposito pulsante qui sound vi è la possibilità di cambiare le tipologie di preset del suono in proposta. Vediamo quali sono. Modalità surround. Ragazzi, purtroppo non c'è molta differenza tra i vari preset, quindi mi viene il dubbio che possa avere un maggiore effetto se lo collegassi con l'HDMI e quindi non con il cavo ottico. Allora ragazzi, devo essere sincero, l'impressione che ho avuto è come se il suono fosse un po' troppo ovattato, quindi forse in questa situazione di gaming è come se l'audio fosse troppo compatto ma ovattato, non si definiscono bene le varie frequenze, ma al contrario quelle che maggiormente si evincono sono le basse frequenze. Sentite come infatti i bassi si sentono un tantino più amplificati, ma non si distinguono bene dalle altre frequenze, quindi quasi vanno a infastidire, tra virgolette, la pulizia del suono percepito. Allora ragazzi, l'ho provata per guardare la TV, per guardare i film, per ascoltare la musica, per giocare ai videogiochi, e l'impressione che ho avuto è quasi sempre la stessa, ovvero che è una soundbar che si presta per aumentare quelli che sono i potenziali del vostro TV, quindi per migliorare la qualità dell'audio. Ovviamente il fatto che il subwoofer sia integrato è croce e delizia di questa tipologia di soundbar, in quanto a volume molto alto il suono sembra un po' impastato e quindi non si riescono a definire bene le varie frequenze pur cambiando la tipologia di preset riguardo l'audio. Io l'ho collegato con il cavo ottico, però vi è la possibilità di collegarlo anche con il cavo HDMI, ma dovete avere un'uscita in ARC, che è una prerogativa dei TV Ultra HD, quindi diciamo non è proprio per tutti. E con il cavo ottico, quello che ho avuto io come impressione non è stata proprio delle migliori, perché tra i vari preset
non si ha tutta questa differenza. È sicuramente una soundbar che aumenta di tantissimo il volume della vostra TV, infatti non si può tenere al massimo perché già a metà è davvero molto molto efficace. Quello che vi posso dire invece è che se siete degli audiofili, quindi per ascoltare la musica in maniera molto chiara e distinta, per ascoltare gli strumenti, per ascoltare le singole frequenze in maniera accurata, non è proprio la soundbar che fa al caso vostro. Invece se siete un utente che cerca un miglioramento per la propria TV senza spendere molto, questa sicuramente è una soundbar che può fare al caso vostro. Costa 225 euro circa su Amazon attualmente, ve la lascio comunque linkata in descrizione qualora vi dovesse interessare. E vi ringrazio per aver visto questo video, mi auguro che vi sia stato d'aiuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale gratuitamente qui sotto cliccando sul pulsante iscriviti, attivare la campanellina e noi ci vediamo molto presto al prossimo video. Ciao!